Si è svolta questa mattina a Riva un'allegra manifestazione in ricordo dell'ex Tiffany, ora a Spiaggia degli Olivi, e di quello che lo storico locale guidato da Franco Chemolli ha significato per la città, in contrasto con la triste situazione attuale. Un'ape addobbata con manifesti d'epoca ha sfilato per le vie cittadine dalla Rocca a Piazza Cavour e ritorno, accompagnata da 5 ragazze pin-up, invitando rivani e turisti a una fittizia ultima serata al Tiffany. Sentiamo le interviste. Siamo qui con Franco Chemolli, ex gestore del Tiffany. Oggi c'è stata una grande dimostrazione di affetto dei rivani verso l'ex Tiffany, adesso Spiaggia degli Olivi. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Ma penso che sinceramente sono commosso e oggi mi sento ospite dei miei ragazzi di una volta che hanno voluto creare questa manifestazione in ricordo del Tiffany e delle belle annate che ci sono state di gioia e di divertimento, in armonia, con solidarietà assoluta. Questo è un po' quello che posso dire. Sono orgoglioso di aver fatto parte di quell'epoca e siamo qui. Invece della situazione attuale, un parere sulla chiusura e su tutto? La situazione è un po'... è un momento morto. Non si sa se è carne o pesce, non si sa se si vuol fare una politica o l'altra politica, non si sa cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Una linea ci sarebbe, solo che chissà, sti vincoli, ste situazioni, ste proibizioni, non lo so. Bisogna sedersi a un tavolo e capire meglio cos'è la situazione Spiaggia degli Olivi e tutto il resto. Bisogna legarsi alla storia. La storia ha ben un altro indirizzo, ha dato un altro indirizzo dalle origini ad oggi. E chissà, vedremo se qualcuno risolverà la matassa. Secondo lei magari è un discorso che Riva proprio in generale deve ritrovare un po' di... deve tornare ad essere anche per giovani, secondo lei? Riva in generale. Assolutamente, non vuol dire essere per giovani scalmanati, vuol dire essere per giovani, che i giovani insomma vanno dai 20 ai 70 anni, secondo me, perché la programmazione di quel locale è sempre stata così, a livello giovanile sì, ma ci stavano tutti, e bastava un po' di buonsenso, di capire che cosa la gente voleva, diciamo, ecco. Che ad esempio il Tiffany era un locale per tutti, se vuoi ricordare qualche iniziativa che faceva, varie iniziative rivolte a diverse fasce di età? Ma iniziative sono state fatte tantissime, dagli anni 50, 60, 70, abbiamo seguito sempre le mode e abbiamo sempre cercato di dare ogni tanto qualche grossa manifestazione, per esempio di Dicca, Maleonti, Equipo 94, Fre Bon Gusto, e nella programmazione ci stavano anche queste cose. E così abbiamo agito. Poi abbiamo creato gli anni 60 per un tipo di pubblico più maturo. Insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io penso di aver fatto così e non ho sbagliato. Perché questa dimostrazione di affetto di questi ragazzi vuol dire che abbiamo agito bene nel passato. Siamo qua con Luca Zini, che ha organizzato questa manifestazione in ricordo dell'ex Tiffany. Perché? Perché? Perché il Tiffany manca a tutti noi, a tutti quelli che frequentavano una volta, e per i giovani da adesso rifare la discoteca come era prima, valorizzarla e avanti così, nel senso che è una cosa che serve a tutti noi giovani, noi sono vecchietto ormai, però agli altri che possono usufruire di questa struttura che è bellissima.